Ciao ragazzi e bentornati. Questo è un video più a freddo rispetto a quello di prima, che non indietreggio di un centimetro su quello che vi ho detto, è perché c'è la sosta di campionato e abbiamo una bella finestra per poter agire, no? Se c'è la volontà di voler cambiare nell'immediato per dare uno scossone a questa squadra, con ovviamente lungimiranza su quello che verrà da giugno in poi, lo si può fare. Basta la volontà e la forza di, insomma, mettere in atto il tutto. Parliamo di Allegri, delle sue dichiarazioni a fine partita e del suo scazzo con Teutino, una roba aberrante, terribile da vedere, un atteggiamento di Allegri da cafone, passatemi il termine, da arrogante, che non mi è piaciuto per niente. E qua do anche delle responsabilità alla società e vi dico tutto ciò che c'è da dire su questo post gara gestito veramente coi piedi. Bentornati ragazzi. Allora, innanzitutto iscrivetevi al canale, che c'è tanto da dire, da tribolare, tanto da analizzare, tanti contenuti da fare in questa settimana, perché qua non è più crisi, qua siamo nella merda, che è differente. La crisi è quando c'è una situazione problematica che poi ha una risoluzione, quella è la crisi. Una situazione problematica che non viene risolta, qualcosa di cronico, non è più una crisi, è un qualcosa di più serio, e siamo a questo livello. Per cui mi raccomando, poi commentate e ditemi la vostra opinione sotto. Premetto una roba: a fine partita, fossi stato nei panni della società, avrei dato il silenzio stampa, avrei imposto il silenzio stampa allo stesso Allegri fino alla prossima partita di campionato. Fine. Perché? Perché Allegri si sa, nelle difficoltà non tiene la barra dritta e sbrocca. C'è passato di mezzo Teutino, dove Teutino fa una domanda lecita, giusta, corretta, coerente, quella che dovrebbe fare qualsiasi giornalista di fronte a Massimiliano Allegri, che non vince da 7 gare, cioè che vince una partita in 7 gare. Perché non arrivano i risultati? Perché tutte queste soluzioni, eccetera, tutto molto bello, ma i risultati non arrivano, come mai? Qua Allegri ha scazzato dicendo appunto che era lui l'allenatore, che Teutino faceva il giornalista, che lui non insegna a Teutino come fare il giornalista, che Teutino non doveva insegnare ad Allegri, insomma, il ruolo dell'allenatore. Questo è quello che ha detto. Poi la ragazza che interviene un po' con l'estintore, che era in studio, dice: ma no, Allegri, noi stiamo facendo delle domande per capire. E lui risponde: voi non dovete capire. Cioè, per me ragazzi, questa è arroganza. Un'arroganza fuori dall'ordinario. Io la prima domanda è che non sono là e che non faccio il giornalista. Fossimo stati al bar one to one, io avrei detto: ma che cazzo ti credi di essere? Ok che sei l'allenatore, ma che cazzo ti credi di essere con questo modo di parlare? Siccome devi dare delle spiegazioni, perché sei pagato, la società ha dei soldi dai broadcaster per rispondere anche a delle domande, anche quando sono scomode, lo fai con un certo aplomb. Poi puoi decidere di schivare la domanda, eccetera, ma non di andare sul personale verso chi ti fa la domanda. Perché quando vai contro quella persona, senza toccare minimamente quello che è il contenuto della domanda, col semplice scopo di sminuire quella domanda, significa che non hai contenuti, che non hai risposte. Ed è una grande forma di debolezza e cattiveria dialettica, che a mio parere è inaccettabile a questi livelli. Inaccettabile. Ok? Della serie, ora io sono uno youtuber, ma io mi reputo un tifoso esattamente come voi, ok? Se ho delle tesi corrette, coerenti, non tesi corrette perché parto dal mio presupposto di essere giusto io e sbagliato voi. No, partiamo da, ho delle mie tesi che sono sostenute da dati, da, insomma, ok. Voi mi fate una domanda e io scazzo così. Cosa pensate? Che sono un arrogante del cazzo, giustamente. Ma a parte invertite, no? Ok. Io non mi arrogherei mai del fatto: ah, io un seguito e voi non siete un cazzo. Perché il giorno, ragazzi, che faccio così, ok? Mandate un messaggio a mia moglie che venga e mi dia 2 schiaffi. E li accetto. Cioè, il giorno che vi dirò: io sono uno youtuber, per cui ho più... veramente, mandate un messaggio a lei, si difende bene, mi dia 2 schiaffi, perché questo atteggiamento arrogante è inaccettabile.
Altra cosa, quando invece io ho delle tesi e vengo sminuito per quel che sono, ah, tu ce l'hai il patentino, tu non sei un allenatore, tu non puoi dire un cazzo, non puoi fare una critica senza entrare nel merito della critica, anche là è significato di povertà di contenuto da parte di chi mi critica, perché se tu vuoi criticare colpo gobbo, prendi tutte le tesi e le smonti una a una, e colpo gobbo anche ti farei complimenti qualora tu riesca a trovare delle falle nei discorsi, che è differente, e quello è il discorso, cioè costruttivo, l'approccio costruttivo che io apprezzo, ok? E vi dico una cosa, venite su Twitch, andiamo a parlare di tante altre cose, imparerete a conoscermi anche là, che sono un tranquillone, eccetera, che non pensa di essere colui che dà verità assolute e ve le cala dall'altro, dall'alto, scusate. Però questo atteggiamento di Allegri secondo me era evitabile, ed era evitabile quella società che non lo mandava lì a fare da parafulmine a tutta la situazione di merda. Diceva, stai là, non va nessuno, va un dirigente e dice, signori, fino alla prossima partita la Juventus entra in silenzio stampa, abbiamo bisogno di concentrarci sui prossimi impegni e di uscire quanto prima da questa crisi di risultati. Molto semplice. Non è avvenuto nulla di tutto ciò e quindi adesso siamo sotto l'occhio del ciclone, siamo ipercriticati sul campo e lo siamo anche a livello comunicativo, giustamente. Però ci sono delle mancanze di tutti, dall'allenatore che fa l'arrogante, il caffone, dalla società che non ha attuato alcuna misura affinché si argini un pochettino la polemica, la critica all'interno della società. Secondo me veramente ne usciamo con le ossa a pezzi da ogni punto di vista, i giocatori che non hanno l'atteggiamento giusto, l'allenatore che non è in grado di svoltare, la società che non prende delle contromisure, e ripeto, contromisure non solo sul futuro della Juve, sul cambio allenatore, ma anche su quella situazione singola, perché forse il silenzio sarebbe stata la migliore cosa a tutela dei giocatori e a tutela dell'allenatore. Invece quella figura barbina non fa altro che, secondo me, aggravare anche un po' la crisi e portarci dentro un po' di casino mediatico che in questo momento serve sinceramente molto molto poco, molto 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 poco. Detto ciò, per me, ripeto, c'è una gran possibilità, c'è la possibilità di cambiare le sorti di questa squadra con un esonero, assolutamente sì. Ma abbiamo, ragazzi, il sostituto, abbiamo qualcuno che possa subentrare e possa tenere la barra dritta, riportare la squadra ai risultati? Questa è la vera domanda che dobbiamo porci, perché questo è il miglior momento per poterlo fare. Dopo sarà troppo tardi, dopo probabilmente sarà il tempo di o tirare un sospiro di sollievo o leccarci le ferite, ed è questo il mio timore più grande, ok? Credo che non ci sia nient'altro da aggiungere su quello che volevo dirvi, sul post partita veramente indegno, indegno, indegno. Ciao belli.